ringraziamento per essere intervenuti a questo incontro. Il mio nome è Andrea Marconi, sono il presidente della Coloro di Pescara che ha organizzato questo evento in collaborazione con l'UMPLI provinciale di Messina. Ringrazio i relatori e in particolare il professor Giuseppe De Lusis che ci onora con la sua presenza. E assieme a lui due giovani studiosi abruzzesi, studiosi di fenomeni terroristici, sia dal punto di vista storico, Leila Keshut, che sociologico, Stefano De Angelis. Ma innanzitutto i motivi per cui abbiamo organizzato questo incontro in questo periodo. La Repubblica Italiana, con legge del 4 maggio 2007, 1956, ha istituito il giorno della memoria. 9 maggio, anniversario della morte dell'onorevole Aldo Moro. Quindi giornata della memoria delle vittime del terrorismo interno internazionale e delle stragi di tale matrice. La giornata quindi è stata istituita per rinnovare il ricordo, quindi la memoria delle vittime del terrorismo, delle stragi di matrice terroristica e per portare anche una vicinanza, un sostegno alle famiglie di queste vittime. Molti di voi sono abituati a identificare la Proloco come strutture che organizzano sagre o feste patronali. Noi siamo anche questo, il presidente provinciale che raccoglie tutte le Proloco della provincia di Pescara. Potrebbe testimoniarci, no? Ha partecipato, ha organizzato tantissime sagre, ma le Proloco si vogliono contraddistinguere anche per l'organizzazione di eventi culturali e quindi di una portata di respiro ben più ampia, e l'evento di oggi ne è la testimonianza. Passo la parola al presidente Pasquale Gregorio per un breve saluto. Sempre più maggiori a proposito di queste iniziative.
l'argomento oggetto dell'incontro, il modo per i servizi, dove il termine servizi al plurale è giustificato dal fatto che sulla scena operavano prima, durante e dopo interessi plurali ma anche convergenti, servizi quindi di intelligence di diversi paesi. Iniziamo con il primo relatore, il giovanissimo dottor De Angeli, studioso dei fenomeni terroristici, che affronterà l'argomento da un punto di vista sociologico, analizzando la genesi e l'evoluzione del fenomeno terroristico in Italia e su scala internazionale, proponendoci in anteprima alcuni dati della sua prossima pubblicazione. Prego. L'anarchico belga fu estradato dal Belgio, portato in Francia e giustiziato.
Successivamente intercorrono gli anni dell'anarchia, ok? Un fenomeno particolare, però non propriamente terroristico. Arriviamo al terrorismo di cui parliamo oggi, gli anni di Piombo. Sono anni particolarissimi, perché non c'è una bipolarizzazione. Cioè, il mondo bipolare vive o nell'orbita statunitense o nell'orbita sovietica, e tutti in qualche modo ne fanno parte, anche i paesi non allineati. E il terrorismo ne risente di questo, ovviamente, come in qualsiasi fenomeno sociale. E si crea il terrorismo nero e il terrorismo rosso. Spesso ne associamo le immagini degli anni di Piombo al terrorismo brigatista. Dovendo fare un'analisi e un appendice sul brigatismo rispetto a tutto ciò che è ruotato intorno, noi oggi qui abbiamo il massimo esponente, il massimo storico di che ha studiato quel tipo di fenomeno, quindi non vorrei sottrarmi, non vorrei sostituirmi al professor De Lucis, però vorrei fare una notazione. I gruppi che più operavano sul territorio italiano erano sì le Brigate Rosse, ma c'erano Prima Linea, c'era Ordine Nero, terza posizione, Ordine Nuovo, terza posizione, in AR. Era quindi una costellazione di organizzazioni terroristiche che compivano atti di gravità inaudita, fino ad allora mai visti sul territorio italiano, proprio grazie al fatto che l'ideologizzazione del terrorismo aveva portato ad una esasperazione del fenomeno. Si era arrivati alla convinzione che magari potesse cambiare il mondo mettendo loro. Ed è la convinzione che c'è ancora oggi, solo che la differenza è che oggi non si agisce più su base ideologica, religioso. Questo sotto un profilo sociologico è incredibile, perché ciò accadeva 1200 anni fa, è come se la nostra società fosse andata in regressione. Io ne sono profondamente convinto che la nostra società sia andata in regressione negli ultimi anni, soprattutto un profilo, sotto un punto di vista culturale. Il terrorismo odierno, quello che definisco il terrorismo caenista, che è ciò di cui più mi occupo, segna una sorta di svolta nell'azione terroristica, perché è una vera e propria holding criminale. A differenza del terrorismo degli anni di Piombo, che reperiva risorse soprattutto economiche mediante rapine in banca, sequestri di persona o piccole dolci donazioni da parte dei servizi, di cui parleremo, il terrorismo caenista è una vera e propria holding del terrore, ovvero sposta in grandissimi capitali, riesce in un solo giorno magari a mettere al tappeto economie che fino ad allora erano stabilissime, come ad esempio molti non notano nella crisi economica odierna un fenomeno, ovvero ogni tanto c'è un paese sotto attacco da parte della speculazione. Tutti pensano che i mercati un giorno si svegliano in un determinato paese. Spesso ci sono appunto le scommesse della finanza cosiddetta creativa su questi paesi. La finanza creativa per il 35% della holding criminali che possono far capo a organizzazioni terroristiche. Le borse dei paesi occidentali, a partire dalla borsa di Francoforte, hanno dei pacchetti azionari ingentissimi in mano a broker al soldo del terrorismo. Do un numero: 144 miliardi di dollari sono stati investiti nel 2012 in azioni terroristiche da parte di Al-Qaeda. La nostra manovra economica l'ultima è stata 35 miliardi, quindi è un numero esageratamente grande che dà un'idea di quanto esageratamente grande sia il problema. È un problema che non tutti si pongono, anzi forse pochissimi si pongono, è un problema alla base di moltissime altre cose. Il problema economico che ho citato è uno, ma anche il problema in ambito sociale. Cosa vuol dire? L'effetto in ambito sociale che si genera quando un terrorismo inizia ad operare su un determinato territorio è pari o peggio di una mafia che si insedia in un territorio, perché ha delle ripercussioni sotto i profili più disparati: il profilo economico, il profilo giudiziario, soprattutto il profilo sociale. Il profilo sociale perché una società che fornisce una sponda forte a fenomeno terroristico di qualsivoglia genere è una società che spesso è depauperata di alcuni elementi. È una società, in termini sociologici, a maglie larghe. Una società a maglie larghe cosa vuol dire? Una società che non riesce ad esercitare un controllo sui propri individui, sugli individui che ne fanno parte.
il controllo viene esercitato non solo dallo Stato, ma viene esercitato spesso dagli agenti di protezione primaria, la famiglia, la scuola, il gruppo dei pari, e solo successivamente entra in gioco l'anello, il secondo anello che viene definito, che è quello delle istituzioni. Oggi mi sembra che la nostra società sia depauperata da tutti questi elementi, la famiglia non ha più ruolo per una volta, il gruppo dei pari forse non esiste più e lo Stato è sempre meno presente, il welfare viene sempre più minato alla base e di conseguenza il terrorismo trova un territorio fertilissimo, una società povera, una società bisognosa. Dare danari a persone che prima non ne avevano vuol dire creare consenso. Il consenso è un consenso che poi porta le persone a farsi esplodere. In Afghanistan per ogni persona che si fa saltare in aria vengono elargiti 25.000 dollari. Solo una cifra considerevole per noi, ma non vale certo la vita. In Afghanistan però si comprano circa 100 appartamenti, 90-100 appartamenti. Quindi una famiglia lì è molto diverso il legame, il tribale, non è di profilo emotivo con le nostre famiglie. Una famiglia dice: ok, sacrifichiamo questo mio figlio e metto a posto tutti gli altri. Quindi non ci dobbiamo scandalizzare se ogni tanto qualcuno, ma come fanno a farsi esplodere? Fanno sotto la spinta economica. E poi c'è anche una spinta religiosa, e però di secondo piano. Perché laddove il fondamentalismo trova ragione d'essere, che sia il terrorismo nero, rosso, caidista, che dir si voglia, è sempre solo sotto una spinta di qualche genere. Oggi la spinta è prettamente economica. Quindi cosa è cambiato? È cambiato il movente. Oggi il terrorismo agisce come una vera e propria struttura mafiosa. La mafia genera dei profitti, quindi i componenti che ne fanno parte ne traggono un beneficio. Il terrorismo fa dato un beneficio, o niente, il terrorismo viene fa dato un beneficio economico ai propri eletti, ma non a loro personalmente, ma non importa, perché una persona che vive in una determinata società non importa questo, ma alle persone che sono dietro di loro. La ripercussione molto importante è sotto il profilo giuridico. Possiamo dire che oggi come oggi noi viviamo in un mondo talmente globalizzato che è più distante di 30 anni fa. La società liquida di cui parla Bauman, che tutti hanno sentito parlare, però che è forse il più grande sociologo vivente oggi come oggi, è una società che ha avvicinato le persone, pensiamo ai social network, hanno avvicinato le persone in tutto il mondo, però l'hanno anche allontanato, perché il rapporto tra persone è un dominio del rapporto umano. E questo si ripercuote anche sotto il profilo giuridico. Le nazioni sono più vicine, fanno cooperazione, fanno trattati, però poi vediamo che non si riesce a fare un processo a due mani, non si riesce ad andare avanti nel processo. Questo noi pensiamo che è un trattato bilaterale con l'India, quindi suona un po' un eufemismo che non si riesce a portare avanti un processo, non si riesce a bloccare l'invasione della Crimea, eppure ci sono i trattati. Cosa vuol dire? Che questi trattati valgono meno di carta bianca. Perché? Perché l'avvicinamento tra paesi ha reso molto fragili anche i rapporti tra questi paesi. Paesi che prima magari vivevano in pacifica convivenza, oggi in un'ottica di nuova conquista geopolitica vivono una nuova era di tipo Florida. La Russia probabilmente 15 anni fa non avrebbe mai invaso la Crimea. La Crimea apparteneva alla Russia forse 300 anni fa. Se ne sono ricordati oggi di annetterla, perché quella è una forma di terrorismo, a mio avviso, perché il terrorismo di Stato non è differente dal terrorismo come molte organizzazioni di altro stampo. È una forma terroristica perché invadi un paese e te lo annetti. Quindi vuol dire che sotto un profilo giuridico nulla ha più senso. Come se domani l'Austria si riprendesse il Trentino, non è che è escluso. L'ultima ripercussione in ambito sociale è appunto all'interno della società, perché una società che si ritrova un'organizzazione terroristica molto forte sul proprio territorio è una società che vive indubbiamente male, ma vive una condizione di reale disagio sotto ad esempio il profilo economico, inquinamento generato da una economia illegale, un inquinamento importante perché non ci sono più regole
è lo sfaldamento dei rapporti sociali. Lo sfaldamento dei rapporti sociali comporta una società privata di tutti i valori che probabilmente l'hanno generata. Le nostre società reagiscono nei modi più disparati del fenomeno, reagiscono con, come ho detto prima, con i trattati di cooperazione che spesso hanno generato risultati contrari a quelli sperati e auspicati. Reagiscono molto più spesso secondo via militare o intelligence. La via militare, permettetemi di dire che solamente un ipocrita può scartare il rigore, perché quando si è sotto attacco io non penso che si possa rispondere con i fiori, però bisogna anche dire che spesso genera un risultato opposto, perché invadere arbitrariamente un territorio vuol dire generare un malessere sociale in quel territorio che permette all'organizzazione della popolazione prima perderci più risorse, quindi è come se gli si facesse un assist all'organizzazione terrorista. Un altro modo in cui noi reagiamo è l'instaurazione di dialogo culturale tra culture differenti, cioè la valorizzazione delle attività. A proposito, l'ONU rappresenta un modello, un esempio di lassismo, perché non si arriva mai.
lui si riferiva ai nazifascisti. Se noi li avessimo combattuti quando si presentavano sulla scena mondiale, probabilmente non ci sarebbe stata la seconda guerra mondiale. Non avremmo assistito a un fenomeno dell'olocausto. Milioni di persone non avrebbero perso la vita. Oggi noi ce lo siamo dimenticati. Noi oggi tolleriamo tutto. Secondo me bisogna essere intolleranti con chi non ha rispetto delle regole, con chi non ha rispetto dell'altro, con chi non ha rispetto della vita umana. Bisogna restaurare un clima di fiducia sociale nelle istituzioni, bisogna ritrovare quel senso di appartenenza, quel senso di appartenenza in cui sta una società, perché l'appartenenza a una società comporta che se io vedo qualcuno che non fa il bene comune lo denuncio, e oggi questo non accade, non ci indigniamo neanche di persone che rubano il denaro pubblico, anzi quasi quasi li indigniamo. Questo è, io ho visto un dramma per quanto riguarda il benessere sociale. Mi avvio alla conclusione. Secondo me le parole che ho citato prima, democrazia, la libertà, la solidarietà sociale, i diritti, il rispetto degli altri, la cultura delle regole, non devono essere interpretate come categorie metafisiche che non possono trovare riscontro concreto nella società che viviamo, ma devono essere le nostre linee guida per una nuova forma di convivenza umana. Grazie. Problemi linguistici ma di problemi storici.
Chi era questo, insomma, Steve Pitchnik? Questo signore partecipò proprio al comitato tecnico operativo del Viminale e divenne ben presto il consigliere personale del ministro degli interni Francesco Cossiga. Era uno dei più autorevoli esperti mondiali di terrorismo, assistente del sottosegretario di Stato americano, dirigeva già l'ufficio per la gestione dei problemi del terrorismo internazionale del Dipartimento di Stato statunitense, ma per sua stessa missione conosceva ben poco, lui ce lo dice nell'intervista, la situazione italiana e l'organizzazione delle Brigate Rosse, perché lui era prima di tutto uno psichiatra, laureato a Harvard, ha fatto l'EMT, eccetera. Quindi, però, quando fu chiamato tra l'altro a deporre davanti alla commissione di inchiesta parlamentare presieduta da Giovanni Pellegrino, in un primo momento accettò e poi comunicò anche il giorno il suo arrivo a Roma, ma poi spedì un fax in cui diceva di aver cambiato idea. Quindi le rivelazioni fatte al giornalista francese nel 2006 sono importanti, sono molto forti, anche perché sono la chiave, forse per, che adesso vedremo in che modo, la chiave per capire come è stato condotto, come è stata condotta la gestione anche dal Viminale e anche dai servizi segreti italiani, la gestione del sequestro Moro. Lui praticamente in questa intervista ammette di aver manipolato, orchestrato, organizzato l'epilogo del sequestro. Ma in realtà, io facendo un po' di ricerche, ho scoperto che di questo signore aveva già parlato addirittura nell'80 Robert Katz. Chi è Robert Katz? È un giornalista americano, ma che risiedeva fino al 2010 in Italia, in Toscana. È un uomo che ha avuto numerosi premi per le sue opere letterarie, una nomination al Pulitzer, ha lavorato per le Nazioni Unite, per la RAI, per Mixer con Minoli e tra l'altro ha donato, io vi invito se vi capita ad andare a Vergine Valdarno, vicino ad Arezzo, ad andare a visitare il suo archivio che è stato lasciato alla biblioteca di questo paese. Ci sono più di 80.000 documenti, filmati, fotografie. L'archivio tra l'altro è gestito da una signora che si chiama Linda Giuva, che è la moglie di Massimo D'Alema, tra l'altro, giusto un aneddoto, ed è estremamente interessante. Quindi questo signore nell'80, in realtà, cioè 2 anni dopo il sequestro, già scrive un libro in inglese, poi viene tradotto in italiano nell'82, un libro praticamente introvabile, fuori catalogo, dove già ci dice chi è questo signore, che cos'è. Praticamente ci spiega qual è il ruolo appunto discreto svolto da uno psichiatra americano. Si trattava di un funzionario del Dipartimento di Stato e 34enne vice segretario, vice assistente del sottosegretario di Stato. Ancora più importante è il ruolo di questa persona ultimamente, perché anche questo è passato sottotono. Questo signore nel 30 settembre del 2013, quindi qualche mese fa, l'ha rilasciato un'intervista radiofonica a Minoli su Radio 24, la potete andare anche a sentire in parte, però anche lì io anche su internet ho trovato poco, ho trovato qualcosa su Radio 24, un mezzo accenno sul Sole 24 Ore. L'intervista è stata tra l'altro, la Procura di Roma ha dato incarico alla Digos di acquisire la cassetta, quindi c'era in questo momento c'è un'inchiesta. Perché lui apre, rispetto alle interviste del 94, adesso vedremo, del 2006, apre nuovi orizzonti, soprattutto sul ruolo del Vaticano, in cui dice che il Vaticano stava raccogliendo dei fondi abbastanza ingenti per eventualmente rispondere a un riscatto delle Brigate Rosse. Quindi, vi dicevo, nel 94, con l'imminente pubblicazione di un libro di memorie di Moretti, raccolte da Carlo Mosca e Rossana Rossanda, il New York Times invia il nostro giornalista americano, quindi Robert Katz, a Roma per scrivere un articolo di aggiornamento sul caso rispetto a quello che aveva già scritto nell'80. Ma in realtà lui non trova niente, si parla solo di un uomo di mistero, un grande vecchio, un italiano americano. Per cui rientra in America nel 94 e decide di contattare Steve Pitchnik per una nuova intervista che viene pubblicata in realtà su Panorama del 13 agosto dello stesso anno. Quindi io adesso vi riporterò un po' di un assunto di questa intervista del 94 e così poi vedremo anche la differenza, in maniera molto veloce perché l'intervista è di 30 pagine, quindi chiaramente non è possibile, e vedremo poi le differenze con l'intervista rilasciata alla televisione francese nel 2006. Ma perché è importante? Perché in Francia ha destato molto scalpore questa intervista.
Mentre in Italia troviamo soltanto nel 2007 ne parla Left, e poi ne parla l'Unità nel maggio sempre del 2007 con una piccola intervista a Cossiga, ancora vivo, che descrive questo signore come un buffone. Ma in realtà, come vedremo, Cossiga c'è stato 3 settimane a strettissimo contatto. Quindi, adesso leggo un po' qualcosina. Quindi, giunto nella capitale poco dopo il giorno in cui le BR fecero circolare la prima fotografia di Moro prigioniere, Piccini quindi arrivò a Roma, ricevette in dotazione una beretta, uno soprabito antiproiettile e un alloggio sicuro. Dietro richiesta di Cossiga, la sua presenza in Italia venne tenuta segreta. Trascorse così 3 settimane immerso 12 ore al giorno in consultazioni. Quindi, mentre le operazioni proseguivano, rientrò a Washington dopo 3 settimane, dove definì nel 94 encomiabile l'atteggiamento adottato da Roma. In realtà si trattava di cortesia diplomatica, di un parere lontano anni luce da ciò che la difficile esperienza italiana gli aveva suggerito. Fin dal primo giorno della sua partenza, l'uomo di Washington a Roma rimase coinvolto nella trama delle più complesse teorie cospirative sull'assassinio Moro. Alcuni sostengono, e fra questi membri delle commissioni parlamentari che affrontarono il caso, che l'americano sia stato il padrino della singolare strategia di assoluta intransigenza. Tra l'altro, di questo signore non sappiamo niente, sappiamo soltanto che è un uomo di origine russa e francese, nato a Cuba. Non abbiamo una data di nascita. Passa a parte la sua prima infanzia, c'è molto mistero. In Francia, poi si trasferisce in America perché il padre era un medico, si laurea e entra subito, già dal campus, viene cooptato dai servizi. L'ex senatore Sergio Famigli, che insieme al nostro De Lutis è sicuramente un'enciclopedia vivente sul caso, quindi ha avuto ampi motivi per ritenere che Piccinic fosse la lunga manus appunto di Kissinger incaricato di assicurare la fine di Moro. Quindi a pochi giorni tra l'altro dallo sbarco dell'americano nella capitale, lo stesso Moro chiedeva nella sua lettera a Paolo Emilio Taviani se la linea dura non fosse stata per caso imposta proprio dall'America. In seguito avrebbe parlato anche in un'altra lettera Moro della nervosità che Kissinger covava nei suoi riguardi. Tra l'altro anche Vino Pecorelli, una delle sue ultime minacce di rivelare i segreti sul caso Moro, lasciava intendere anche lui di conoscere particolari sinistri sull'attività di Piccinic al Viminale. Quando poi successivamente nell'81 venne sequestrata la famosa lista B2 e si scoprì che i comitati di crisi di Cossiga brulicavano di membri della sovversiva loggia massonica di Biciogelli, l'ipotesi che Piccinic fosse venuto da lontano proprio per nocere a Moro parve acquistare ulteriore consistenza. Infine, poi a rafforzare la teoria, ci fu anche il film nell'86, preso proprio dal libro di Robert Katz, Il caso Moro, che vi invito insomma, a vedere perché è molto bello. Tuttavia, comunque, su richiesta della commissione stragi nel 92, l'allora ministro dell'interno Vincenzo Scotti condusse un attento esame degli atti esistenti presso questo ufficio, durante il quale venne alla luce un rapporto riservatissimo attribuito a Piccinic, cioè il documento fantomatico di 13 pagine faceva parte di un gruppo di 5 memorandum e di appunti. Però lui, Piccinic, in realtà dice a Robert Katz che lui non ha lasciato nessun appunto, nessun rapporto scritto sulla crisi. Il perché è molto semplice, perché i rapporti scritti rivelerebbero particolari del suo operato, rischiando così di comprometterlo e di cadere nelle mani di potenziali terroristi. Quindi questo rapporto, per esempio la prima enigma, c'è o non c'è, non si capisce. Lui lo ribadisce anche nel 2006, che nel rapporto lui non l'ha mai stilato. Nel 94, quindi lui racconta insomma tutta la sua esperienza all'interno del comitato operativo, e dice che durante il suo primo incontro Cossiga si mostrò di poche parole. Il ministro disse che c'erano in gioco le sorti della DC, che a secondo dell'esito della crisi il partito rischiava di crollare e in quel caso i comunisti avevano preso il potere. Le riunioni avvenivano quotidianamente in una sala accanto all'ufficio di Cossiga, e i due uomini parlavano insomma un misto di francese, spagnolo, un poco di italiano, c'era anche un problema linguistico, non c'era nemmeno un traduttore. E nel corso di queste riunioni con i vertici dei servizi segreti italiani, Piccinic conobbe un gran numero di persone che dice oggi non ricordo. La cosa però che più metteva a disagio è che erano tutte queste persone
persone che entravano, uscivano, così che diceva questo membro del SISMI, questo membro del SISMI, questo è generale tale, era un via vai incessante, una confusione, e gli facevano domande su che genere di armi avrebbero dovuto impiegare, se era il caso di ricorrere a gas lacrimogeni, cioè tutte questioni di ordine militare, paramilitari, di cui, cioè, lui non si occupava affatto, perché lui era un psichiatra, era venuto per fare un'altra cosa. Ciò appunto che invece constatò è che Cossiga era d'accordo con lui sull'assoluta appunto incapacità di affrontare la vicenda terroristica sia sul piano delle attrezzature sia su quello del software, dove il software si intende proprio i negoziati, cioè le strategie, le tattiche, la chiave per interpretare e rispondere ai comunicati, per individuare le scollature fra il contenuto manifesto e ciò che si celava dietro. Quindi faccio una piccola parentesi proprio sulla disorganizzazione del Viminale in quel momento. Al Viminale c'era l'UCIGOS, che era l'Ufficio Centrale Informazioni Generali, Operazioni Speciali, costituite con decreto del 21 gennaio 78, che disponeva immediatamente il famoso piano zero in caso di sequestro di persona. Ma il problema è che il giorno del sequestro Moro nessuno lo trovò, nessuno trovò le tracce di questo testo, tranne la questura di Sassari, perché in realtà invece di essere un programma nazionale di difesa si trattava di un piano di mobilitazione relativo alle sole forze dell'ordine della provincia di Sassari in caso di sequestro di persona o omicidio. Quindi il Viminale era totalmente impreparato davanti a un, diciamo, grave episodio di terrorismo di questa portata, con un'organizzazione interna risalente agli anni 50, che è anomalo perché nel 77, il 77 aveva segnato comunque l'apice degli attentati terroristici. Lo stesso Flamini parla di indagini contrassegnate da errori, omissioni, negligenze, ai servizi investigativi e a quelli della polizia giudiziaria erano stati destinati pochissimi mezzi. Il generale Bozzo racconterà di essere stato inviato a Roma con una squadra di carabinieri senza essere inserito in un'unità investigativa, senza incarichi precisi. Il nucleo operativo dei carabinieri di Roma aveva l'incarico di trovare la prigione di Moro e catturare i terroristi, era diretta dal colonnello Antonio Cornacchia, poi affiliato alla P2, eppure uomini capaci all'interno dell'apparato di Stato c'erano stati, come aveva dimostrato già il generale La Chiesa con l'arresto di Curcio al Pinerone nel 74. Questa confusione lui nel 2016 la descrive, questa diffusione, questa confusione anche politica, quindi ne trae comunque anche le conclusioni che forse lui non era lì proprio per trovarlo, ma per qualcosa, e quindi arriviamo alla seconda parte. Perché lui, il suo obiettivo principale è stato quello di salvare gli ostaggi, quindi facendo pagare lo Stato, cioè la strategia era questa inizialmente, salvare gli ostaggi facendo pagare allo Stato o all'istituzione colpita il prezzo minimo indispensabile. Quindi anche a Roma, lui dice, ritenne fondamentale conservare un atteggiamento strategico contro le concessioni, creando al contempo le premesse per ciò che chiamano la flessibilità tattica. In poche parole, si tratta di tirar fuori l'ostaggio facendo leva sull'aspetto umanitario della questione, e in cambio di ciò si prendono in esame argomenti di natura diversa, un modo per salvare un po' la faccia a tutti. Il governo avrebbe sempre potuto dire: noi non abbiamo fatto alcuna concessione, abbiamo solo agito in base a considerazioni di ordine tattico, e dal canto loro le BR potevano affermarlo: abbiamo rilasciato per motivi umanitari. Quindi si tratta di cercare una soluzione che soddisfi ambo le parti, questa è l'inizio della strategia. Quindi cercare intermediari, tramite per esempio il Vaticano, la Croce Rossa, e solo in questo modo si può ottenere un vero potere contrattuale, perché ci si mette in posizione di controllo. Quello che dice, cerco di tagliare un po' perché è lungo, è che invece ci fu una cosa che è emersa in maniera chiarissima, secondo lui, che lo sbalordì. Io non conoscevo l'uomo Aldo Moro, dunque desideravo farmi un'idea di che persona fosse. Invece quando mi trovavo in queste stanze piene di generali, di uomini politici, tutte persone che lo conoscevano bene, che erano suoi amici, ebbi la sensazione che a nessuno di loro Moro stesse simpatico e andasse a genio come persona, Cossiga compreso. Questo lo dice nel 94. Era lampante che non stavo parlando con i suoi alleati, quindi si parlò delle lettere di Moro, che Piccinich, al contrario degli altri, trovava chiarissimi. Per me si trattava di un uomo estremamente lucido e attento, e dopo un po' mi resi anche conto che quanto avveniva nella sala riunione filtrava all'esterno, quindi c'era una falla anche di identità gravissima. Lui ne parlò con Cossiga
fecero un punto della situazione, ma la situazione non migliorò, si deteriorava anzi. Quindi arrivavano tutte informazioni contrastanti, si diceva che Moro fosse a Roma, poiché invece era in altre zone d'Italia, e considerato, lui dice, il dispiego di forze paramilitari, riusciva sempre più difficile credere che non potessero trovarlo, che non avessero indizi da seguire, e sommando questi dati alla fuga di notizie capì che l'intera situazione era compromessa. Ciò che sospettavo, che il motivo per cui ripartì anzitempo, quindi lui stette poco in realtà, è che in realtà non gli interessava affatto tirar fuori Moro vivo. A quel punto seppi che la mia presenza a Roma aveva l'unico scopo di legittimare ciò che stavano facendo, cioè che stavano facendo, cioè io ero funzionale ai loro obiettivi. Quindi le dichiarazioni del 94, mi avvio verso la conclusione, di Pitchnik, che è l'unica traccia dei servizi americani in realtà che abbiamo, già chiara, corrispondono quindi in linea di massima a quelle del 2006 fatte al giornalista francese. Sono meno dettagliati, però ci sono dei punti che vanno in contraddizione, ed è questo che noi dobbiamo capire per vedere se questo signore è attendibile o meno. Perché in primo luogo, ecco, sull'opinione che Francesco Cossiga aveva di Moro, nel 94 abbiamo visto che affermava che fosse simpatico a tutti, diciamo questa cosa. Invece nel 2006 dice che Cossiga invece era un grande estimatore di Moro, che l'ha difeso fino alla fine, ci sono diverse pagine su questo, che invece Andreotti era un pochino più ostile, quindi c'era già questa prima contraddizione. Nella prima intervista parla di Aldo Moro, abbiamo visto, come un uomo estremamente lucido e attento, mentre nel 2006 ci dice che lo descrive come un uomo provato, stanco, che stava per cedere e quindi per svelare dei segreti di Stato molto importanti. Ricordiamo soprattutto Claudio, che è uscito nel 99 e nel 91 dopo la scoperta del covo di Montenevoso a Milano, e per cui la paura era anche questo. Il punto però fondamentale di queste ultime rivelazioni sono quelle sul falso comunicato numero 7, che è uno degli elementi insoluti del sequestro Moro. Pitchnik in questa intervista rivela di essere stato lui lo stratega del falso comunicato che annunciava al mondo la morte di Aldo Moro con il suo corpo sepolto nel lago della Duchessa al confine tra Abruzzo e Lazio. Quindi secondo lo stratega americano sarebbe stato un artificio con il fine di preparare l'opinione pubblica all'eventuale morte dello statista italiano, quindi parte della strategia della guerra psicologica in atto. Ma dall'altro canto ormai è stato anche stabilito che il comunicato fu confezionato da Antonio Chicchiarelli, detto Tony, noto falsario legato alla banda italiana abruzzese, tra l'altro di Rochon, l'operazione di Maiale Marsi, non lontano dal lago della Duchessa, e parla anche bene questo deluso il suo libro. Questo elemento, se fosse vero, getta altri sospetti sui rapporti tra lo Stato e la malavita, perché allora l'americano avrebbe utilizzato il nome della malavita per scrivere questo falso comunicato per la sua strategia psicologica. Altri due elementi insoluti sono appunto la richiesta di un intervento americano da parte delle autorità italiane, nel senso che Cossiga conferma la versione di Pitchnik in cui dice che il governo americano riteneva che il sequestro Moro non avesse le caratteristiche per essere considerato lesivo di interesse statunitense e che solo dopo le sue ripetute insistenti l'amministrazione americana avrebbe fatto un'eccezione inviando a Roma uno dei maggiori esperti di antiterrorismo. Però invece Sergio Famiglia, il senatore, dice che negli archivi del Viminale non risulta vi siano atti comprovanti le richieste di Cossiga agli Stati Uniti, e le risposte americane ai documenti del genere non sono mai pervenute alle commissioni parlamentari di inchiesta Moro e Coestraggi, così come il famoso documento di cui parlavo all'inizio, cioè il documento di 13 pagine classificato riservatissimo dal ministro Cossiga, che sarebbe stato redatto dall'esperto americano, qui però non c'è traccia di cui lui nega l'esistenza. L'unica cosa certa è che dietro richiesta di Cossiga la sua presenza in Italia venne tenuta segreta, questo è certo. Il lungo silenzio dell'americano, quindi per questi 30 anni, ha di per sé concorso ad amplificare un po' la sua immagine di eminenza grigia, ma del resto nemmeno Roma si è mai mostrata disponibile a chiarire quello che fu la vera natura della sua missione. Quando fu chiamato appunto a deporre davanti alla Commissione Moro e molto più tardi alla Commissione Stragi, Cossiga ebbe a lodare il contributo fornito da Pitchnik, senza tuttavia scendere in particolare, mentre l'intervista del 2006 su Unità dice che era un buffone.
Inoltre, tranne rare eccezioni, il contenuto degli archivi dei tre comitati di crisi è scomparso senza spiegazione plausibile quasi immediatamente dopo la morte di Moro, dando vita quindi a questo ennesimo mistero. Io volevo solo concludere con, ecco, questa è una delle possibili, una delle uniche foto di questo signore. Purtroppo, insomma, sarebbe stato più semplice con le slide, che è un po' meno pesante, però. Concludo con due frasi, perché sono importanti, sono le frasi che concludono la sua intervista francese, la televisione francese, che è tutta online comunque, non è tradotta, però vuole. Lui dice due cose secondo me significative. Allora, mai le parole ragioni di Stato hanno avuto più senso che nel caso del rapimento Moro in Italia. È stata la prima volta nella mia carriera, e ho lavorato contro l'Unione Sovietica, contro Pol Pot e il regime di Noriega a Panama, che mi sono trovato di fronte a una situazione in cui dovevo sacrificare la vita di un individuo per la sopravvivenza di uno Stato. Quindi la ragione di Stato è prevalsa in maniera assoluta sulla vita dell'individuo, cioè lui lo dice chiaramente nel 2006. E poi questo pezzetto che è un po' inquietante, perché lui viene descritto come una persona estremamente fredda, calcolatrice. Lui dice: per questa operazione ho utilizzato una vecchia tecnica trozzista, permettendo all'avversario di entrare, lasciandoli credere che sta vincendo la partita. Ho messo le sue aspettative ad un livello molto alto e ho cercato di trascinare più a lungo possibile questa situazione, quindi l'attesa, questi 55 giorni. In seguito, creando delusione su delusione, il vostro avversario, cioè in questo caso, si ritrova alla vostra mercé. Pensavano di aver vinto, invece vi ho battuti. Non sapevano che un mio prozio era stato il braccio destro di Trotsky. Hanno avuto a che fare con me e non con lo Stato italiano. Non si aspettavano assolutamente che l'uomo che sa essere più terrorista dei terroristi li venga a prendere proprio sul loro terreno. Adesso abbiamo la fortuna di ascoltare il professor Giuseppe De Lutis, pescarese di nascita, sociologo, storico dei servizi segreti e del terrorismo. Professore, non so se l'hanno acceso i microfoni. E io, prima di cedere la parola al professore, ho spulciato la sua biografia, che è notevole, impressionante. Ho fatto un sunto, proprio un succo, e lo vorrei leggere proprio per non dimenticare, insomma, le cose più importanti. Quindi negli anni 70 era già collaboratore del primo presidente del Consiglio della Repubblica, Ferruccio Parri, con il quale lavorò alla scuola. Ha collaborato per anni all'attività di ricerca del Dipartimento di Sociologia dell'Università di Roma La Sapienza. Ha svolto consulenze per varie procure della Repubblica, tra le quali quelle di Palermo, Brescia e Napoli. Già coordinatore dei consulenti della Commissione parlamentare su strage e terrorismo. Dal 2002 al 2006 è stato consulente presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi e poi su quella concernente il dossier Mitrokhin e l'attività di intelligence italiana. È stato inoltre consulente delle trasmissioni televisive Viaggio al Sud, Viaggio della Giustizia, C'era una volta la Prima Repubblica, La Notte della Repubblica di Sergio Zavoli. Infinita la biografia, ci sono due testi che molti noi hanno letto: Storia dei servizi segreti in Italia e Il golpe di Via Fabio. Prego, la parola a Silvia Cassone. Allora, parto da una notizia piuttosto recente, così non parliamo di cose. Ma io è stato un improvviso. Presunta presenza di uomini dei servizi a bordo di due motociclette proprio nel momento di Via Fabio, quando Moro
il lezzo e tutta la scorta, con una precisione professionale degna di migliore causa, fu sterminata. Ora, per sterminare una scorta, insomma, non è una cosa di tutti i giorni. Chi sparava, io ho dei dubbi che fossero brigatisti rossi così, perché la scorta, almeno in un paese civile, dovrebbe essere addestrata ogni giorno a sparare lei e a colpire per prima gli obiettivi a tutela della persona di cui loro sono la scorta. In questo caso furono tutti sterminati e invece Moro fu prelevato dalla macchina, da una delle macchine della scorta, illeso, portato via e dopo 55 giorni sappiamo come è finita. Questa è una notizia molto recente sulla quale molti hanno dei dubbi, giustamente, perché questa persona che ha ricevuto 2 anni fa una rivelazione da 2 persone successivamente morte ha aspettato 2 anni per parlare. Adesso dice di stare facendo delle indagini, però adesso che quelli sono morti è difficile a posteriori capire se questa cosa ha un fondo di verità. Indubbiamente che ci fossero delle persone, dei tiratori scelti, è indubbio, perché non, come dicevo, non si stermina così d'amblè una scorta. E quello che è avvenuto in quegli stessi giorni ha un fondo di credibilità, quantomeno. Ora, l'episodio probabilmente è destinato a rimanere insicuro per sempre, perché se questa persona, le sue fonti sono morte, non ha altre fonti, la vicenda può morire. Però resta il fatto, come mai quest'uomo ha aspettato che morissero le sue fonti? Forse non poteva rivelare le fonti vive. E perché ha fatto passare altri 2 anni? Sta di fatto che certo quel giorno abbia fatto delle cose piuttosto strane. La scorta, come dicevo, non si lascia sterminare e soprattutto questi che prelevarono Moro avevano una preparazione, dovevano avere una preparazione superiore a quella degli uomini della scorta. Che i brigatisti Moretti e quegli altri avessero una preparazione professionale così alta e di dubbia certezza. Quindi adesso però veniamo alla vicenda. La vicenda è nata, è vive, è importante che noi ricordiamo che si sviluppa a Parigi. A Parigi andavano 3 persone superiori a Moretti che facevano riferimento a 3 servizi segreti lontani tra loro, come possono essere lontani, come possono essere lontani il servizio cecoslovacco, il servizio israeliano e la parte filo statunitense dei servizi francesi. Ora, come compagnia che si prepara a uccidere il capo di governo di un paese amico ed alleato, 3 uomini che provengono da queste amicizie, possono essere amicizie, come dire, esibite, questi personaggi sono personaggi abbastanza defilati, giustamente. Sta di fatto che questa è quella che rimane la verità dei fatti. Moretti, ma insomma anche Senzani, andavano a Parigi, prendevano ordini da 3 persone che avevano legami con 3 servizi così lontani tra loro, tornavano ed eseguivano gli ordini. Quindi Parigi era la centrale organizzativa del sequestro. C'è da dire, da aggiungere, che i servizi francesi erano divisi al loro interno, un servizio segreto più nazionalista, diciamo gollista, e uno più filo statunitense.
quello per collaborare con gli italiani e con i cinematografi era quello più statunitense. Quindi tornerebbe una ricostruzione, diciamo, piuttosto inquietante di una convergenza mondiale di tre paesi, di tre servizi lontanissimi ufficialmente da loro, ma in perfetto accordo nell'eliminare un uomo solo. Un uomo solo pericoloso per che cosa? Pericoloso per il mantenimento di quella che allora era l'equilibrio dell'Europa. Cioè, l'Unione Sovietica è la mandataria dei cecoslovacchi, inutile spiegarci che i cecoslovacchi non operavano in Europa, aveva interesse a tenere il suo impero. Israele aveva interesse a eliminare il più filo palestinese, più filo arabo dei nostri uomini politici, più pericoloso ancora perché non era comunista, era democristiano, e il servizio segreto francese, filo statunitense, ovviamente, mentre i gollisti potevano avere un terzo mondismo attendibile, i filo statunitensi per principio dovevano ubbidire ai loro referenti. Questa è quella che, anche se non è ufficiale, come ricostruzione, e anche in commissione stragi, dove io ho l'onore di essere consulente, non è stata messa proprio così chiaramente in evidenza, perché specie allora era anche ancora, diciamo, un po', non dico pericoloso, ma sconveniente, diciamo sconveniente, rivelare questa conferenza. Adesso forse una eventuale, ma non ci sarà mai, confluenza tra una serie di commissioni, con dopo 30 anni, dopo 36 anni dagli eventi, potrebbe chiarire molto di più. Però è difficile che questo avvenga. Allora, ma veniamo adesso a quello che è la storia delle Brigate Rosse, perché la storia delle Brigate Rosse è anche una storia interessante. Quando le Brigate Rosse cambiano pelle? Cambiano pelle nel 74, quando Curcio, Franceschini, Semeria e altri, che non avevano mai tolto un capello a nessuno, certo avevano fatto quei sequestri di 6 ore con la foto, con il cartello dietro, davanti, eccetera, ma non c'è, non solo non c'è neanche un non c'è neanche un fiocco. Nel 74 vengono tutti arrestati e vanno Moretti, Senzani e tutti gli altri che avevano questa abitudine di andare a Parigi ad abbeverarsi. Ora, Parigi è una bellissima città, io li ho invitati, capisco che è bellissima Parigi, a far magari prendere gli ordini e poi la sera andare alla fondazione. Però perché proprio Parigi? Perché a Parigi c'era questa confluenza di persone che facevano riferimento, perché anche l'uomo della Cecoslovacchia viveva a Parigi, l'uomo degli Stati Uniti era addirittura uno dei servizi francesi, e l'uomo israeliano viveva a Parigi. Questa è la, della, come dire, la genesi e la motivazione del perché Parigi è diventata, come dire, la capitale delle Brigate Rosse dopo il 74, ed è stata la capitale delle Brigate Rosse durante il sequestro nuovo. I vecchi brigatisti, come si sono comportati i vecchi brigatisti? Non nascondo che i vecchi brigatisti a me hanno detto molte cose, anche se non le hanno dette in pubblico, perché pubblicamente hanno fatto la figura di persone che sono state scavalcate, diciamo difese. I loro complici erano diventati
diventati uomini di una confluenza mondiale di servizi segreti ufficialmente in guerra tra loro, e loro continuavano a coprirli perché non potevano dire: ah, ma perché osservo dei servizi che sono apparenti? Che figura avrebbe fatto? Quindi hanno osservato un silenzioso, un osservioso silenzio durante il servizio loro prima in fuoco. Ora, dimostra quando la storia del mondo passi sotto la storia di oggi, che c'entra questo con le brigate rosse, ovviamente detto, quelle, se noi consideriamo che le brigate rosse sono nate, sono un fenomeno di sinistra, di estrema sinistra, non cruento all'inizio, sempre meno incruento al margine per 74, 78, si avvicendavano i vertici, cruente con loro e poi con tutti gli altri che sono venuti dopo. Questa è la realtà sulla quale credo sia il momento, sarebbe teoricamente il momento di poter fare una chiarezza che non, probabilmente non si farà mai più, perché chi si mette adesso, dopo 36 anni, a rifare una storia che ha fatto ormai la storia con la morte di Moro, è finito un progetto politico che avrebbe dato all'Italia la possibilità di diventare un paese avanzato. Non è che se noi riveliamo al mondo tutto quello che è avvenuto nel 78 possiamo riavvolgere in alto e far ripartire l'Italia in un altro modo. Ormai le cose sono andate così. L'Italia senza il delitto Moro si sarebbe probabilmente collocata a livello di un paese dell'Europa centro-settentrionale. Purtroppo siamo ancora un paese dell'Europa centro-meridionale ed è molto difficile che avvenga una rivoluzione culturale tale da farci avanzare a tal punto da portarci a livello di Svezia, Norvegia, Danimarca e Olanda. Possiamo solo dire che la storia ha fatto sì che è morto l'eurocomunismo, quello che doveva essere il metodo, il sistema per farci andare a livello elevato. Naturalmente, a breve, perché altrimenti dobbiamo... Parliamo però ancora un po' di Parigi, questa scuola in mezzo. Pensate che c'è questa scuola di lingue, vera e falsa nello stesso tempo, perché ci sono persone che hanno studiato lingua di lingue e che magari non sapevano che accanto si preparava il sequestro Moro. Nello stesso tempo, i tre personaggi che erano di sopra di Coventry, che vivevano a Parigi, l'uomo cecoslovacco, l'uomo ebraico, l'uomo andavano la domenica a fare un bagno in Normandia, dove c'era una villa di un servizio segreto, il più potente servizio segreto del mondo, non mi ricordo. Facendo il bagno, anche se devo dire, in Normandia era più fredda, quindi non è che era così piacevole, a mare chiaro sarebbe stato meglio, però andando in Normandia in una villa di proprietà del servizio segreto potente del mondo, e ci andava anche l'uomo del servizio segreto cecoslovacco, quindi consapevole di stare facendo la storia contro i popoli dell'Europa. Ah, questi tre personaggi sono ancora vivi, almeno questo, il cecoslovacco in Friuli è vivo. Tra l'altro questi tre sono stati graziati tutti e tre dalla giustizia, per cui questo che è vivo è morto di morte naturale, invece l'uomo che era direttamente in contatto con la parte filo-statunitense dei servizi francesi ed è ancora vivo.
Quindi in teoria potremmo anche fare verità, ma nessuno la farà. Perché? Perché questa storia è scomoda. È scomoda. Come si può tra l'altro, a me personalmente, un altro funzionario della polizia italiana, di cui non posso fare il nome, che in un tempo successivo andò a vedere questa villa in Normandia. Trovò questa villa circondata da una serie di alberi con dei sensori. E questo è un po' strano per essere una villa di villeggiatura. Per fortuna lui a sua volta aveva un sensore e cominciò a suonare per dirgli che c'erano dei sensori di alberi. Altrimenti lui sarebbe andato più avanti e si sarebbe creato un casino internazionale. Questo è un funzionario di polizia italiana che non può funzionare, può figurare, però poi anche il governo italiano si è abbastanza moderato, perché se no avremmo potuto valutare un risultato e dire, senti, qui la cosa non ci piace. Qui tre paesi, tra i più importanti del mondo, ci stanno uccidendo. Uno dei politici più importanti, dei nostri politici più importanti, in concorso tra loro, e vanno anche a fare il bagno per festeggiare questa cosa. Questa è la realtà. Ci sono contenti. La storia è contemperata in maniera strana, lo stesso Pecorelli, che è una persona peraltro poco attendibile, però è informato sui fatti e lui scrive nel 73 a Bruxelles, dietro gli organismi ufficiali della Quarta Internazionale, la Quarta Internazionale della Trotskista, estremista di sinistra, è sorta una centrale rivoluzionaria mondiale che i servizi segreti politici occidentali hanno indicato con la sigla TTIP. Questa è dimostra che nel coinvolgimento di tre paesi ufficialmente in contrasto tra loro ci sono anche i trotskisti che per dapenaggine si prestano a un'operazione sporca dentro quella ancora più sporca. Perché? Per dapenaggine ovviamente, perché loro non sapevano sicuramente di far parte di un gioco così più grande di loro. Ma ci sono anche persone come Saverio Tino, uno scrittore importante, una persona terzomondista, che ci ricorda che in Argentina, per esempio, la PQ aveva consolidato le proprie posizioni nell'ultima fase di presidenza Perón, cioè c'erano dei collegamenti internazionali che esulano anche da quelli per i primi. Ora, Giorgio Galli, scrittore, saggista importante, fa propria la valutazione di Turino e parla di un confronto tra la sorte del presidente della DC e quella del presidente argentino Aramburu, che fece una fine simile a quella di Moro. Cioè c'è stato un periodo della storia mondiale in cui il sistema migliore per far cambiare politica a un paese era quello di sequestrare un uomo politico di altissimo livello, eliminarlo e quindi fare in modo che ci fosse un avvicendamento. A metà tra l'avvicendamento cruento e quello truento, vicendare, diciamo. Sempre in Argentina ci fu Oberdan Salus, che fu ucciso a Buenos Aires addirittura nel 72, dopo essere stato rapito 20 giorni prima. Cioè ci sono modalità di sequestro seguito dalla morte che poi si sono ripetute con Moro. Cioè una strategia internazionale che ha avuto negli anni precedenti
e vi trascuro altri particolari su una possibile coinvolgimento della Fiat Argentina in questi avvicendamenti. E sta di fatto che una persona che certamente sapeva molte cose era Carlo Alberto Dalla Chiesa, che anche lui ha un incidente. Perché Carlo Alberto Dalla Chiesa era una persona che non poteva non conoscere alcuni retroscena. Ora, Dalla Chiesa ricordò benissimo che per esempio un convegno di un collettivo politico metropolitano organizzato da persone vicine alle Brigate Rosse si trasformò addirittura nel novembre del 69 presso l'albergo Stella del Mare di Chiavari, gestito dalla Curia Arcivescovile di Genova, che era guidata da una sinistra estrema destra. Quindi questa realtà internazionale era di livello molto alto. Duccio, Renato Duccio, quindi viene scavalcato insieme ai suoi uomini e tutta una storia delle nostre Brigate Rosse e di altri gruppi è rimasta e rimarrà probabilmente così poco conosciuta. Tra l'altro, Corrado Simioni, il capo dei tre di Parigi, non sappiamo cosa abbia fatto tra il 71 e il 76. Quindi prima del sequestro Moro, quando non c'era ancora stato l'avvicendamento in Italia. Durante il sequestro Moro anche a Roma ci sono stati degli interi. C'è un albergo piuttosto di lusso in via Nicopera 26 dove viveva uno degli uomini dell'Imperium. Gli uomini dell'Imperium vivevano in tre località diverse, tutte in capi, si deve presumere che sia bravo. Quindi questa partecipazione, presenza fisica degli uomini dell'Imperium a Roma non è stata mai approfondita bene, e c'è anche la persona del Salvepiede, che era lo zio di una delle persone del gruppo di Perion, che è una persona che ha fatto un'esistenza di altissimo livello, che probabilmente è in buona fede, forse no, questo forse non lo sapremo mai. Non lo sapremo mai. C'è poi il fatto che a Roma, in Italia, solo Pietro Calogero ha potuto indagare a fondo, ha avuto anche il coraggio di indagare a fondo su questi intrecci. Altri magistrati di Roma hanno indagato solo superficialmente. Calogero ha avuto anche dei rischi, ha corso dei rischi, era magistrato di parte, e i brigatisti, gli uomini dell'estrema sinistra di parte erano persone legate ad ambienti delle Brigate Rosse, e c'è tutto un milieu di intellettuali di alto livello, Antonio Neri, Toninelli, lo specialista, lo psicanalista Guattari, e legati anche a terroristi come Antonio Della Vita. In questo caso, stranamente, c'è anche un uomo di destra, si chiama François.
persuade Grosseuse che aveva dei contatti sempre lì. Vedete com'è strana la situazione. François de Grosseuse nasce come uomo della resistenza, però ben presto se ne allontana, che è una persona ovviamente di una certa età, è più anziana, ed è in contatto con tale Jean-Louis Baudet, un uomo che invece milita nell'estrema sinistra. Questo è un biglietto, non possiamo non nominare Giacomo Mancini, ha protetto uomo della Rete Rossa, ha protetto uomo dell'autonomia. Sono fatti acclarati anche dalla giustizia, e questa è la verità, o una parte della verità, che poi noi sappiamo ancora non tutta la verità. Questo io tenderei a chiudere, perché speriamo che fra 10-15 anni sapremo altre cose, quando gli archivi saranno aperti del tutto, quando si potrà avere un quadro. Grazie per l'intervento. Se si può solo alzare in piedi così si sente. Grazie per l'intervento, perché è stato davvero importante, chiaro e